Addentrarsi nella vita di Francesco Solimena è un'impresa ardua e affrontarla nel modo giusto esigerebbe tempi molto lunghi. Innanzitutto perché si parla di uno dei maggiori pittori del suo tempo, la cui arte ha influenzato almeno due generazioni di artisti e non solo pittori. Poi per la sua lunga e prolifica produzione pittorica. Solimena morirà a 90 anni, 70 dei quali saranno dedicati alla pittura o comunque all'arte in genere. Inoltre perché ci troviamo di fronte ad una personalità il cui ampio bagaglio culturale spazia dalla letteratura alla filosofia, dalla storia alla musica, dalla scienza al diritto. E non è certo un caso se tra i suoi amici più intimi troviamo grandi personaggi legati a questi mondi. Basti pensare a Giambattista Vico, il grande filosofo napoletano, o al compositore Alessandro Scarlatti, giusto per fare due nomi. Solimena influenzerà profondamente la pittura europea, nonostante non si sposterà mai da Napoli, eccezione fatta per il breve periodo che lo vedrà impegnato a decorare l'abbazia di Montecassino. Riceverà infatti numerose commissioni dalle più importanti corti italiane ed europee, che pur di avere le sue opere nelle loro residenze, si accontenteranno dei dipinti su tela a fronte dei desiderati affreschi. Per non dilungarmi, focalizzerò il mio intervento, in maniera sintetica, solo sull'aspetto legato alla sua arte e in particolare a quelli che possiamo definire i tre macro periodi che segneranno i suoi linguaggi artistici. Quello giovanile, fortemente legato alla pittura tardo-barocca di fine Seicento, quello accademico-arcadico della maturità, che marcherà la sua arte dall'inizio del Settecento e per quasi un trentennio, e infine quello relativo all'ultimo decennio di produzione pittorica, caratterizzato da uno stile artistico cosiddetto neobarocco. Il giorno 4 ottobre del 1657 Francesco Solimena nasce a Canale di Serino, piccolo borgo irpino immerso nella natura incontaminata dei Monti Picentini, ai piedi del Monte Terminio. Agli inizi degli anni 70 affianca agli studi umanistici l'apprendistato presso la bottega del padre Angelo, che è un seguace del pittore naturalista solofrano Francesco Guarino. Questo apprendistato durerà fino a quando la lezione paterna gli risulterà troppo contenuta e limitata per la sua crescita professionale. Il passo successivo, a questo punto inevitabile, è Napoli. Siamo nel 1674, quando all'età di 17 anni, insieme al fratello Tommaso, Solimena si trasferisce a Napoli. Entra nell'Accademia di Francesco Di Maria, un pittore napoletano influenzato dall'arte emiliana, il quale fonda insieme ad Andrea Vaccaro l'Accademia del Nudo. Presto il giovane Francesco smette di seguire i rigidi insegnamenti del maestro. Addirittura il biografo settecentesco De Dominici parla di una frequentazione che sarebbe durata pochi giorni. E questa scelta già lascia intuire quella che sarà una personalità ben definita del giovanissimo artista. Francesco decide di proseguire da autodidatta la sua conoscenza nel mondo artistico napoletano e lo vedremo spesso girare per le chiese della città a studiare con pazienza certosina i diversi capolavori realizzati durante tutto il Seicento da grandi artisti, partendo da Caravaggio e arrivando fino al contemporaneo Luca Giordano.
Nell'approccio con le diverse anime pittoriche che avrà modo di ammirare da vicino, il giovane Francesco viene attratto dalle pitture di Giovanni Lanfranco, Emiliano, in particolare per i suoi lavori ad affresco, dalle pitture di Mattia Preti e da Luca Giordano. Nel 1676 Solimena riceve la sua prima commissione derivante dall'ambiente ecclesiastico napoletano. La vicinanza dell'appartamento che condivide col fratello Tommaso alla chiesa di San Giorgio Maggiore, detta anche ai Mannesi, gli dà l'opportunità di conoscere i padri pii operai di questa chiesa, i quali gli commissionano delle pitture ad affresco, nello specifico una crocifissione ai cui lati ci sono San Nicola di Bari e Sant'Antonio da Padova. Questa prima richiesta, sebbene riferita ad una chiesa minore, diventa cruciale per diversi motivi. Innanzitutto perché rappresenta il vero debutto nella città napoletana, inoltre perché testimonia una naturale propensione del giovane Francesco verso la tecnica pittorica d'affresco, che negli anni a venire, quei capolavori che eseguirà nelle chiese napoletane, gli darà fama e successo. E infine perché in questa specifica occasione Solimena ha modo di conoscere l'architetto Arcangelo Guglielmelli, il quale rimane positivamente colpito dai dipinti realizzati da questo giovane e sconosciuto pittore. Da questo incontro nascerà un rapporto di amicizia e una stima reciproca che porterà i due artisti in più di una occasione a lavorare nelle stesse chiese, uno a progettare e l'altro a dipingere. Sarà proprio Arcangelo Guglielmelli il primo sponsor del giovane Francesco negli esordi napoletani, fino ad arrivare alle importantissime committenze ricevute dai benedettini dell'abbazia di Montecassino. Alla fine degli anni 70, l'arte del giovane Solimena si spinge oltre i limiti dell'estetica corrente, avvicinandosi ad una pittura luministica di stampo barocco e completando il suo processo formativo con la decorazione della chiesa di San Giorgio a Salerno, i cui affreschi realizzati nel 1680 rappresentano una completa adesione all'arte barocca di matrice pretiana giordanesca. Alla fine degli anni Ottanta la sua arte ha un preciso distacco dai modi giordaneschi a favore di una pittura fatta di arditi illusionismi prospettici, di un prezioso lumeggiare e di un fare più monumentale, come risulta evidente dalla commissione più importante che lo impegna in questi anni, la decorazione ad affresco della sagrestia della Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli. L'assenza in città di Luca Giordano, nel decennio che va dal 1692 al 1702, chiamato a dipingere presso la corte borbonica a Madrid, favorisce l'assoluto dominio che Solimena va progressivamente esercitando nel mondo artistico napoletano e non solo nel campo della pittura, benché egli eserciti prevalentemente solo questa. Ma le sue invenzioni figurative, i suoi disegni, le sue rielaborazioni degli edifici barocchi influenzano inevitabilmente anche l'architettura e la scultura partenopea. A cavallo del nuovo secolo, Solimena viene chiamato a decorare la più importante e potente abbazia dell'epoca, quella di Montecassino. Purtroppo tutte le opere sono andate distrutte a causa dei bombardamenti che hanno completamente raso al suolo l'abbazia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è in questo periodo, che possiamo delimitare tra il 1698 ed il 1705, che egli non perde occasione per recarsi a Roma e per conoscere da vicino i capolavori di grandi maestri del passato come Raffaello e Michelangelo, ma anche il Domenichino, Guido Reni e il contemporaneo Carlo Maratta. Sarà in questo specifico periodo, grazie all'interesse verso il mondo arcadico romano,
che si ha un mutamento nel percorso artistico solimeniano che segna la completa svolta classicista che ormai da qualche anno egli va maturando e che accompagnerà la sua pittura per quasi un trentennio, ora pervasa da un controllo formale, da una chiarezza espressiva dell'immagine e da una carica emotiva dei personaggi. Il suo linguaggio artistico si impegna da un lato in una continua ricerca di un forte equilibrio formale che presiede l'apparato scenografico, dall'altro dà spazio alle particolari definizioni delle ricche vesti, dei panneggi, degli oggetti preziosi, creando un modello di pittura totalmente alternativo rispetto alle formule tardo-barocche giordanesche. Sempre in questo periodo ha inizio una fase di intensi rapporti con committenze esterne all'ambiente napoletano e in particolar modo con nobiltà europee di primissimo piano, tanto che nei primi decenni del Settecento Solimena diventa un indiscusso protagonista della pittura italiana ed europea. Riceve commissioni dalle più importanti e potenti dinastie d'Europa, da papi, da cardinali, dai reali di Spagna, di Francia, di Austria, di Germania, dalle famiglie più potenti d'Italia, tra le altre ricordiamo i Medici, i Giustiniani, i Farnese, i Pignatelli, i Savoia, i Durazzo e tante altre. Nonostante queste numerose e importanti committenze, il maestro non tralascia le commissioni di ambito ecclesiastico napoletano, come testimoniano i lavori eseguiti nella cappella della chiesa di San Martino, della omonima Certosa, e il monumentale affresco della controfacciata della chiesa del Gesù Nuovo, dove raffigura la cacciata di Eliodora dal Tempio, opera che rappresenta il momento di più autentica decantazione formale della sua pittura. A metà degli anni 30, Solimena si lascia dietro quel processo di selezione formale che ha portato avanti sin dalla fine del Seicento e lo fa cercando di potenziare le componenti cromatiche e prospettiche con una lettura artistica in chiave neobarocca. Le sue opere ora evidenziano l'uso di una pittura a macchia, realizzata con corpose stesure cromatiche talvolta violentemente accostate e dall'ardita prospettiva. Questa mutazione stilistica scaturisce anche dalla volontà di distinguersi da alcuni tra i suoi numerosissimi seguaci, i quali spesso riducono la sua lezione ad una imitazione di un genere di successo. Negli ultimi anni della sua vita, molte opere attribuite all'ormai anziano maestro sono in realtà realizzate dai suoi allievi, dietro sue precise indicazioni. Questo perché nella sua tarda età egli subisce una sensibile riduzione della vista. Tra gli ultimi lavori sicuramente realizzati di sua mano possiamo includere la Vergine in Gloria e Santi, una pala d'altare commissionatagli da Elisabetta Farnese, moglie del re di Spagna, è il ritratto del principe di Tarsia, oggi al museo di Capodimonte, opera che, realizzata intorno al 1742, si pone al limite della sua lunghissima attività pittorica. Solimena è stato anche un eccellente architetto. Tra le realizzazioni si ricordano l'altare maggiore della Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli, quella contenente la famosa ampolla col sangue miracoloso del santo, l'altare maggiore della chiesa della Certosa di San Martino, la semplice facciata della chiesa di San Nicola alla Carità sempre a Napoli ed il campanile della cattedrale di San Prisco a Nocera, il cui disegno fungerà da esempio per numerosi campanili che saranno eretti durante tutto il Settecento. A Napoli egli fonda la più famosa e accreditata Accademia di Pittura dell'Italia Meridionale,
presso la quale si formeranno grandi personalità del primo Settecento italiano, come i pittori Sebastiano Conca, Francesco De Mura, Gaspare Traversi, Corrado Giaquinto, Giuseppe Bonito, oppure gli architetti Domenico Antonio Vaccaro e Ferdinando Sanfelice, o gli scultori come Matteo Bottiglieri e il giovanissimo Giuseppe San Martino, autore del famoso Cristo velato della Cappella San Severo. Popolarmente viene chiamato l'Abate Ciccio, perché fin da giovane ha tale titolo beneficiale, legato anche al suo impegno laicale da terziario domenicano, oltre che per aver fatto voto di vita celibataria. Francesco Solimena muore novantenne il 5 aprile del 1747 nella sua villa di Barra, nei pressi di Napoli, residenza che si era fatto costruire ad inizio Settecento e della quale aveva anche realizzato il progetto architettonico, oltre che a decorare alcune sale con episodi legati alla storia dell'antica Roma. Le sue spoglie, un tempo custodite nella cappella di proprietà della chiesa di Santa Maria della Sanità a Barra, oggi sono conservate nell'ipogeo della stessa chiesa. La sua ambizione, abbinata da una superbia mai sopita, gli faranno acquisire, a suon di migliaia di scudi, il titolo nobiliare di Marchese di Altavilla. Nonostante egli lavori tutta la vita a Napoli, diventa uno dei più influenti pittori europei della prima metà del Settecento, sicuramente il più ricco, e sarà un costante riferimento anche per i grandi artisti stranieri che arriveranno in Italia in quello che viene definito il Grand Tour, oltre che incidere nell'arte di importanti pittori italiani, in particolare quelle veneti, come Piazzetta, come Sebastiano Ricci e anche il giovane Tiepolo. Le sue opere sono conservate nei musei e nelle collezioni più importanti del mondo. Tra i musei annoveriamo il Louvre di Parigi o il Prado di Madrid, gli Uffizi di Firenze, la Galleria dell'Accademia di Venezia, l'Ermitage di San Pietroburgo, la National Gallery e il British Museum di Londra, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Metropolitan Museum di New York, la Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria Sabauda a Torino, la Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma, chiaramente il Museo di Capodimonte a Napoli e ancora Budapest, Praga, Berlino, Dresda, Amsterdam, Mosca, Varsavia, Atene, Dublino, Copenaghen e spostandoci negli Stati Uniti, New York, Washington, Houston, Chicago, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, Filadelfia e tanti altri ancora. Insomma, non esiste importante museo di arte antica che non ospiti in collezione il nostro Francesco Solimena, a testimonianza, se ce ne fosse ancora bisogno, della grandezza dell'artista serinese di nascita e napoletano di adozione e di cultura.